Con la lista Un'altra Calabria è possibile, l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sarà capolista in tutte le circoscrizioni a sostegno del candidato presidente Luigi De Magistris alle prossime elezioni regionali. Lucano ha incontrato la stampa e nel corso della conferenza ha preso parte anche De Magistris con un collegamento via Skype. Costruiremo la Calabria come la comunità nel Mediterraneo della fratellanza universale, ha detto il sindaco di Napoli, che ha precisato: sono orgoglioso di avere Mimmo Lucano al mio fianco. Nel corso della conferenza, moderata da Pietro Melia, Lucano ha volto a precisare che la sua candidatura alle elezioni regionali non è una ricerca di costruire degli alibi per la mia vicenda giudiziaria. La mia partecipazione è stata spontanea, non ho fatto alcun calcolo, mi è venuto di dire spontaneamente sì a De Magistris, perché quando ho subito la misura cautelare pubblicamente si è schierato subito dalla mia parte uno schierarsi convinto e affettuoso, e perché condivido il suo progetto, ha detto ancora l'ex sindaco di Riace. Proprio sul coinvolgimento di Lucano nell'inchiesta, De Magistris ha detto: non mi stancherò mai di dare la mia solidarietà, perché l'umanità non si può mai arrestare. Il nostro progetto è abbattere il compromesso morale, che non appartiene alla nostra coalizione, che ama il profumo della libertà, ha detto ancora De Magistris, che ha aggiunto: vogliamo dimostrare che si può rompere con un sistema portando avanti i valori di giustizia, onestà e di libertà, ma anche di essere capaci di saper governare. Dal canto suo Lucano ha precisato: il nostro impegno è contro la deriva e la cultura della mafia, delle clientele, della politica affaristica, di una borghesia mafiosa che non fa guardare a una prospettiva per la Calabria. L'impegno è ripartire dai luoghi come Riace, ha concluso, dalle periferie dei paesi che stanno scomparendo. È triste pensare che ci sia una deriva dell'umanità.